Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi una bella passeggiatina, non di salute, ma di rimissione, perché circa 1100 e rotti metri di dislivello per salire su al Monte Sirente. Monte Sirente che presenterà, da come ho letto, diverse sezioni con bosco, addirittura ambienti dolomitici e niente, so di un sacco di cazzate come al solito, ci provo ma non è cosa mia. Faremo il sentiero 15, passeremo Fonte dell'Acqua, Valle Lupara per finire al Monte Sirente, e con noi come sempre imperterrito e infinito il grande zio. Non mi mette paura più niente, ho fatto Monte Amaro, Monte Amaro! Sono partito stamattina dalla latina che c'è, stavamo 16 gradi, sono arrivato qua a meno 2. Ah che ho? Abbiamo cambiato nazione. Infatti fa freschetto, però dai, saliamo. Nuova avventura, non siamo preparati, non ci abbiamo gamba perché veniamo da Covid entrambi. Abbiamo fatto settimana scorsa Monte Malaina, una passeggiata per rimettere un po' a su di gamba, ma oggi è veramente dura. Comunque, colori fantastici, foliage pazzesco, foliage. E niente ragazzi, continuate a iscrivervi sul canale, siamo quasi a 900, vicini ai 1000. Iscrivetevi al canale, dai, buona visione. Arrivate al primo bivio, trovate un cartello, ma segnaletica per mountain bike. Quindi arrivati al bivio, al primo bivio, sulla sinistra c'è un sasso con sentiero 15-18, e quello veniamo a fare noi, quindi andiamo a sinistra, non andate a destra perché per le mountain bike. Un altro bivio, 15 e 18, oh, 80, non ce leggo io, 18, e quindi scritto Sirente, quindi si è svolta a destra e se sale, se ci avete ancora fiato, se no rimanete qua e aspettate. Terzo bivio, ancora segnale mountain bike, ma poi Sirente dritto, andiamo qui sulla destra, proseguiamo sempre per il sentiero 15. Appena usciti dalla parte di Faggeta c'è un altro incrocio nel sentiero che incrocia il 15B con il 15A. Noi continuiamo il Sirente. Sirente c'è scritto. Ah, ok. Sirente, quindi il 15A. Sulla destra, non sulla sinistra. C'è il ricordo che puoi fare qualsiasi cosa. L'Amaro. Il Monte Amaro. La rava del ferro. Amaro, ecco la rava. Però devo essere sincero, raga, se guardate questo video venite sul Sirente perché non me l'aspettavo così bello. Spettacolare, quando si esce dalla Faggeta c'è uno spettacolo puro. Fantastico. Muove più un Brufen, un Voltaren, metto una crema e vado avanti. Ah, Loki me lo scordo. Ecco. Faccio un bel biberon e viaggio.
siamo arrivati sul tratto finale verso la vetta e qui di fianco a noi il bellissimo canale Maiori della Direttissima. E da qua io direi che c'è sta una bella dronata, così facciamo pure un attimo di pausa. Bella dronatina fatta, e adesso continuiamo fiancheggiando il canalone centrale. . 1911 metri, ricordo, questo segna sempre 100 metri di meno, quindi siamo al 2011 12 metri, partiti da i 1100. Bel dislivello importante, siamo circa a 5 km di tragitto fatto. Ribadisco che per venire qui ci vuole preparazione. Andiamo a salire di fianco al canalone e si abbassa la temperatura, un bel venticello fresco, penso che su in cresta sarà una bella temperaturina bassa. Grande zio non molla, ma non parla. Durante l'arrampicata giù c'è un bel vento, ma guarda che cazzo di spettacolo, ce l'abbiamo, siamo in cresta qua la Direttissima. E la cosa più strana di qua al piano con i cavalli, fantastico. Ci siamo. Dietro i massi. Spaventosa da qua, il canale Maiori. Mamma mia.
siamo in vetta, Monte Sirente. Qui la vista è pazzesca. Abbiamo, non so se riuscite a vedere, il Corno Grande, a seguire Intermeso di Cefalone e Corvo, tutte le male coste. Da quest'altra parte invece abbiamo il Centenario, Monte Infornaci, Torri di Casanova, Prena e Camicia, giù poi Fonte Retica. Stupendo. Perfetto, mica c'è vento. E dopo una bella salita, naturalmente, come al solito, come sempre, una bella mangiata. Preparazione pancetta. I cavalli, e ormai si sono tutti piazzati qua, che hanno fame, ci guardano, gli abbiamo dato qualcosa. Lo zio ci farebbe bistecche. Ridono. Bello. E niente, quindi pancetta, c'è un bel soffritto, poi facciamo uno spätzle con pancetta, speck e panna. Ci abbiamo anche un bel tortellino. E niente ragazzi, che spettacolo, la parola è sempre questa, che spettacolo. Sì caro, oggi spätzle, pancetta e panna con questa meraviglia.